Sono qui oggi per parlare di un nuovo inizio dopo i 40 e come affrontare le sfide che in realtà ci si presentano tutti i giorni fin dalla nascita. Però diciamo che dopo i 40 è un tema che mi sta a cuore perché io ho 48 anni. Allora, la prima regola è che ci vuole un piano, questo per tutto nella vita. A mio avviso, meglio se avete un pianerottolo, nel senso che se avete delle proprietà immobiliari cambiare vita è sicuramente più facile, però non è fondamentale, c'è anche chi riesce a cambiare vita senza essere un magnate della finanza o un'ereditiera, che è il mio sogno. Quindi il piano number one della vita su tutte le scelte che dovrete mai fare. Dovete valutare prima di pianificare. Per farlo ci sono tantissimi strumenti. A mio avviso una bella lista pro e contro va sempre bene, però se vi intippate con altre cose ci sono le mappe mentali, l'analisi SWOT, gli OKR, se ne avete sentito parlare, possono essere anche applicati alla propria vita, ma pro e contro fa sempre il suo lavoro. Ok, e queste regole di vita per tutti, ma dopo i 40, perché oggi siamo qua per parlare dei minimo quarantenni, diciamo, abbiamo una serie di assi nella manica che di solito non sfruttiamo a sufficienza. Il primo, anagrafica. Ci abbiamo 20 anni più di un ventenne. Questo non fa di noi persone più sagge, attenzione. Questo non fa di noi persone più sagge, però fa di noi persone con uno zainetto di esperienze personali e professionali sicuramente più lunghe di un ventenne o di un trentenne. Da un campione statisticamente rilevante, che sono le mie 5 amiche, che vanno dai 40 ai 50 anni, questa è anche l'età in cui di solito si ha meno paura dei no. I no detti, quindi dire di no di più noi, ma anche dei no ricevuti, nel senso che a quel punto, quando arriviamo a 40 anni, ci siamo già prese un sacco di assi, di picche, o non so mai, perché io non so mai dire i modi di dire, comunque insomma ci siamo già prese un sacco di picche in generale, dai fidanzati al liceo, dai figli adolescenti che ci sbattono la porta in faccia, ma se siamo single abbiamo un bagaglio di esperienze che è organizzare la nostra vita intorno a noi stessi, che è una cosa bellissima peraltro. Quindi meno paura dei no e meno tempo da perdere. Questa tra i 40 e i 50 è un'età in cui solitamente abbiamo capito cosa ci piace fare e cosa non ci piace fare. Quindi non abbiamo tanto tempo da perdere, cioè se dobbiamo andare al cinema non è che stiamo lì a chiederci oddio faccio gli straordinari, no vado al cinema. Questa cosa io l'ho detta anche a Matt Mullenweg, il co-founder di WordPress, perché io sono sicura che WordPress, se fosse andato avanti da una serie di madame come me tra i 40 e i 50 anni, potenzialmente madri o nonne, sarebbe un altro progetto, perché non ci sarebbe tempo di menarsela troppo con facciamo così, facciamo cos'ha. No, facciamo così perché io alle 8 devo mettere la cena sulla tavola. E soprattutto, ringraziando l'ex ministra Fornero, noi siamo ciusi, non i ragazzini, perché noi a questo punto veramente abbiamo abbastanza chiaro, sempre per il campione statisticamente rilevante, che sono le mie amiche, che a questo punto così. Ci sono anche delle statistiche degli americani, ok, noi non siamo americani, però insomma le statistiche di successo per gli ultra quarantenni che vogliono cambiare vita sono importanti, 82%, ma soprattutto ricordiamoci anche questa regola di vita, sempre per la nostra generazione, come dicevano i CCCP, fedeli alla linea sempre, è una questione di qualità, quindi questo è quello che noi cerchiamo, anche un po' la formalità, però insomma, vediamo, voi di quella canzone prendete soprattutto la questione della qualità. Vi racconto la mia storia, non perché sia particolarmente eccezionale, anzi perché dal di fuori sembra parecchio eccezionale, invece non lo è una serie di scelte che io ho fatto e che ho riportato su questo mezzo ampiamente tecnologico che sono le flashcard che si comprano in cartoleria per circa 8 euro. Rosso cose a cui ho detto di no o che hanno detto di no a me, giallo, cose che sono arrivate nella mia vita abbastanza improvvisamente, verdi, cose che ho scelto. E iniziamo nel 2008, quando io decido di mettermi a fare a maglia. Casualmente potevo prendere come hobby la Fimo, non importa. Apro il famigerato Mammy Blog, che negli anni 2000 andava fortissimo, e scelgo WordPress.com. Per farlo scarto Typepad e Blogspot, a caso, cioè potevo scegliere una di quelle, no? Nel 2010 dico, mi piace di più scrivere codice che non fare le foto a mio figlio, che nel frattempo non c'ha più voglia di essere fotografato, quindi scelgo WordPress.org. Dico ciao alla comodità di WordPress.com e l'amica della lana di turno mi dice che una blogger di successo, altra cosa, se volete cambiare vita la visibilità non serve, mi dice che questa blogger di successo ha bisogno di un blog. Io decido di fare un sito gratis a questa blogger perché così imparo un paio di cose. E infatti imparo un paio di cose. L'anno successivo mi trasferisco in Israele con la mia famiglia. Ovviamente dico ciao all'Italia e dico ciao al posto fisso. Mi invento, un po' casualmente, questa poteva essere gialla, questo personaggio della social media Dula. La Dula è la levatrice in greco, quindi levatrice di presenze online. Casuale, poteva essere gialla in effetti. Sempre casualmente mio figlio, il mio ora ex marito, vince una causa col suo ex datore di lavoro e quindi mette questi soldi in casa con cui io mi compro un computer e inizio a fare dei siti. Perdo miseramente tutti questi soldi perché non ho valutato, perché non ho un piano, perché mi sono comprato un MacBook Pro invece di investire nel dire alla gente che so fare i siti e potrebbero venire da me. Torno al posto fisso, nel 2011 si trovava ancora, soprattutto in Israele. Di notte scelgo di fare siti nel weekend, ovviamente a scapito di cosa? Sonno, prima di tutto, infanzia di mio figlio, cosa che all'epoca non registro tanto, ma soprattutto vado completamente a tentoni, perché dico, boh, faccio i siti, poi faccio un lavoro, poi chi lo sa. Mi arriva anche l'opportunità di fare un lavoro fighissimo che non mi viene dato perché il mio tema natale non coincide con quello dell'imprenditore che mi voleva assumere. Quindi, cioè, quando dico imprevisti dalla vita, dico cose così. Allora penso che la cosa più intelligente da fare sia fare corsi di 3 ore di WordPress in Italia. Ovviamente i corsi perdono soldi perché io ero in Israele, quindi tutte le volte che vieni in Italia fai il corso, lo vendi a pochissimi soldi, vabbè. Inizia la solitudine della freelance, tristissima, sono in Israele, faccio siti, nessuno fa le cose che faccio io in Israele, va, insomma male, brutto, triste. Creo in una notte un blog che esiste ancora adesso, che funziona ancora a manetta, che è CPUB, la casa più bottega delle donne imprenditrici italiane. La mia vanità mi porta a girare per l'Italia a parlare di CPUB. Ovviamente di nuovo perdo ore con mio figlio e soldi, perché questi viaggi di visibilità vuoi che te li paghino? No, me li pagavo io. Però c'è un buon aumento di clienti. Nell'estate del 2014, ennesima guerra in Israele. Io e la mia famiglia ce ne andiamo via da Israele, torniamo in Italia, ovviamente, però ahimè dico addio al sistema fiscale israeliano molto conveniente. Tra il 2014 e il 2015 ricevo aiuti e supporto anche molto inaspettati e certe volte anche molto comodi, ma anche non comodissimi, tipo vivere con mia madre e mio ex marito e mio figlio in una casa. Però vabbè, sempre da questi contatti casuali apro un SRL di comodo, che vuol dire un SRL comoda ai fini fiscali. Però il lavoro aumenta, provate a dire... ore di sonno, amici, figlio, disastro totale. Ma decido di andare al Freelance Camp, che è come investimento, che è un evento per freelance che si tiene tutti gli anni in Romagna. Perdo tutti i compleanni di famiglia, perché siamo tutti nati a maggio, ma incontro Luca Sartoni, che è un amico, e che mi fa scoprire che oltre al software WordPress esiste una community mi presenta Cristiano e Maurizio, che sono qua oggi anche in veste di speaker organizzatori. Con loro e con un altro amico facciamo partire il meetup di Torino. La prima sera raccogliamo subito Oleg e Liuba che dicono sì dai, veniamo anche noi, facciamo questa cosa. Parte quella che io chiamo la stagione d'oro della community italiana, che secondo me sta ripartendo. Questa è la terza o la quarta oggi che inizia. E inizia in un periodo, oggi è un giorno molto significativo perché è quasi la ricorrenza di un altro evento un po' casuale che è stato il Contributor Day organizzato a Torino, a Milano nel 2015. Sono fuori tempo, scusatemi, appunto l'emozione mi ha fatto perdere completamente la capacità di parlare in pubblico, vabbè, ok, grazie. Sempre con i miei soldi parto e vado a WordCamp US. Per 2 anni metto una marea di tempo e soldi nella community e questa sono una scelta, ma ovviamente sono tempo e soldi che tolgo al mio business e alla mia famiglia. Tutti trovano lavoro in sta community, vuoi che non lo trovi io? Faccio 3 colloqui, uno non mi risponde, uno mi dice ma sì, forse a un certo punto, i terzi mi ghostano ancora adesso. Vedo per caso, perché a quel punto dico vabbè, ma chi mi si piglia? C'ho 43 anni, non sono una programmatrice, ma vedo un annuncio di Sideground e Cuoricino Forever, Sideground mi assume. Vuol dire non fare più siti, vuol dire non fare più corsi. In quegli anni c'è una grande rivoluzione all'interno di Core, morale della favola, mi chiedono anche qua casualmente di partecipare alle release e mi ritrovo release co-lead di 2 major di WordPress, così a caso. Nel 2020 lo sappiamo tutti cosa è successo, non si fanno più eventi, ma io in questi anni ho imparato un sacco di cose, nonostante ci abbia perso tempo, soldi e cose, ho imparato a gestire le persone, a fare public speaking, non si direbbe oggi, e, e l'inglese, che all'epoca non è che sapessi benissimo. Arriva Yoast e dice, ma senti, tu sei stata una release lead 2 volte, vuoi venire a lavorare da noi? E io sì, sì. A malincuore dico ciao a Sideground e poi il burnout della vita, perché se voi volete essere sponsorizzati al 100% per lavorare su WordPress dovete essere delle persone molto specifiche. Io non lo ero, quindi burnout totale, arrivederci Core, e Yoast, l'uomo e l'azienda, mi danno l'opportunità di fare un corso da product owner. Dico vabbè, mica male. Contemporaneamente Yoast viene acquisita e io dico boh, è il mio posto, non è il mio posto, non lo so, mi guardo intorno. Un'azienda come al solito dice no, un'altra mi ghosta, sempre la stessa mi ghosta tra parentesi, ma 2 aziende mi vogliono come PO. Una di queste 2 aziende, che è quella per la quale io adesso lavoro, mi offre un lavoro completamente diverso, ma proprio così, cioè dal nulla, un lavoro che neanche pensavo che esistesse. Quindi oggi lavoro da XWP, domani non lo so. Tutto questo in comodi 13 minuti e per dirvi che c'è una vita dopo i 40, cioè io mi sono anche fatta il piercing al naso, sono molto più buona di quanto ero a 30 anni. E quindi la vostra età è un punto di forza, cioè smettiamola collettivamente in quanto quarantenni di dire sono vecchio, diciamo ho un'esperienza, ho il mio bagaglietto, il mio zainetto di 2 di picche, quindi adesso so meglio cosa fare. Vi saluto caramente, grazie mille, Ne, da vera torinese e Lidia, il palcoscenico è tuo. Grazie.